L'esordio di Agenore Maurizi sulla panchina del Teramo coincide con l'appuntamento delicatissimo al Bonolis contro il Fano. Per il tecnico originario di Colleferro, questo pomeriggio il primo banco di prova si chiama Fano. I granata di Massimo Epifani, che domenica hanno battuto di misura la Gianna Erminio, lotteranno col diavolo fino alla fine per la permanenza nella categoria. Ed è per questo che il Teramo ha l'obbligo di centrare un risultato positivo. Dovrà farlo senza Altobelli e Proietti e con un Di Renzo a mezzo servizio. Il difensore ha una spalla lussata a conseguenza della gara di sabato a Rimini. Il centrocampista invece salterà la gara interna e la trasferta del Brianteo di Monza di domenica a causa delle due giornate di squalifica rimediate dopo il rosso del Romeo Neri poco prima della rete del pareggio finale. Per quanto riguarda l'attaccante invece qualche piccolo fastidio alla schiena, ma è stato convocato, anche se Maurizi lo porterà accanto a sé in panchina, mentre dal primo minuto a reggere il peso dell'attacco dovrebbe esserci Gianmarco Piccioni. Con lui Bacio Terracino, che agirà da seconda punta. In mediana Ranieri sarà il costruttore di gioco, mentre gli interni dovrebbero essere De Grazia e Spighi, forse uno degli uomini più in forma di questo inizio opaco di campionato. Sugli esterni Mastrilli a sinistra e Ventola a destra per un 3-5-2 che dovrebbe prevedere il rientro di Caidi con Speranza e Piacentini, favorito su Fiordaliso in difesa. Nei marchigiani di Massimo Epifani, che si presenteranno col modulo speculare a quello del diavolo, Ferrante e Fioretti, interpreti della prima linea, con Selasi in mezzo al campo e con due ex, Lulli e Diallo, in un centrocampo folto che vedrà la presenza anche di Acquadro e Setola. Nella settimana dei tre impegni e delle due trasferte andate così così e con un cambio tecnico appena assimilato, il Teramo ha l'opportunità di rilanciarsi in classifica prima dello scoglio Monza di domenica pomeriggio. Fischio d'inizio alle ore 18:30, arbitra l'Ilario Guida della sezione di Salerno, assistenti Spiniello di Avellino e Nasti di Napoli.